Bentornato nel mio canale YouTube. Piacere di conoscerti. Come ti senti oggi? Torna un fine settimana, così possiamo godercelo con gli amici e la famiglia. E qual è il tuo segno oggi? Oggi è sabato 28 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Leone. Orgoglio e pregiudizio, un replay di Jane Austen. Alta nel cielo e in quadratura, la luna riporta in luce una delle vostre peggiori pecche, l'orgoglio. Se poi tendete alla rigidità mentale e al pregiudizio, andatevi a rileggere il noto romanzo di Jane Austen e ne scoprirete tutti i deleteri effetti, voi allo specchio. Possessivi nei sentimenti, tendete a sentirvi padrone dell'altro, quasi fosse la vostra proprietà, ma nessuno appartiene a nessuno se non a se stesso, non pigliatevela col partner che fa tranquillamente la propria vita. Soddisfatti sul lavoro, gratificante anche in termini monetari, stasera girate per negozi, in cerca di uno straccetto prestigioso, in vista di un meeting o una festa privata, dove l'immagine conta più del contenuto. Giovane Bruno che potrebbe essere un corteggiatore o una persona interessata a voi, probabilmente uno studente, un commerciante, un piccolo imprenditore, un domestico. Giovani collaboratori fidati, colleghi giovani che vi aiuteranno, giovani soci in affari fidati e onesti. Oggi sarete particolarmente irritabili, cercate di frenare la lingua e tenete a bada la vostra suscettibilità. Riceverai una risposta molto positiva, una telefonata inaspettata tingerà di luce la tua giornata. Approfittatene. Una persona vi pensa particolarmente, sappiate riconoscerla e darvi un comportamento adeguato secondo il vostro pensiero. Oggi è il giorno meno indicato per il fai da te e le piccole riparazioni in casa. Cerca di rinviare a quando sarai di umore migliore. La forma oggi non è al top, vi sentirete scoordinati e deboli, stranamente pessimisti con un tocco di malumore diffuso. Cercate di regalarvi una serata distensiva anche se ci saranno dei contrattempi. Se vi state chiedendo se il vostro partner vi ama per davvero, trovate il coraggio per chiederlo direttamente e senza sotterfugi. Se non vi fidate mettetelo alla prova. Possibili equivoci e malintesi. Energie basse. Sii cauto nelle questioni legali. Proverai un senso di ribellione. Non trascurare la salute, molto bene le coppie clandestine e gli amori segreti e contrastati, oggi tutto appare più facile e più concretamente bello. Solo i nati di sabato potranno avere qualche dispiacere o comunque non essere del tutto felici. Oggi accettate tutti gli inviti che vi faranno, conoscerete anche nuove persone. Attenti però agli adulatori, ce ne sono troppi. Oggi dovrete rinunciare ad un po' del vostro tempo libero, e la cosa potrebbe infastidirvi, ma quando raccoglierete i risultati di questi piccoli sacrifici non vi lamenterete di certo. Se tutto vi appare confuso, è probabilmente perché voi siete confusi. Se non avete la lucidità adatta per decidere, è giusto che ci sia qualcuno a fianco a voi che vi guidi e siete anche molto fortunati di essere circondati da tutte queste amorevoli persone. Passate indenni le eventuali piccole bufere di pochi attimi e di rimette in scioltezza ogni controversia. Il pianeta del sentimento d'amore Venere è nel segno vostro amico della bilancia e vi dota di un nuovo impulso energetico per proseguire in una fase nuova della vostra vita. Il vostro umore è buono e così anche la forma fisica, ravvivata dal Sole, da Mercurio e Marte, tutti in angolo armonico dal segno della Vergine, segno di terra buon vicino del Leone. Ottime le prospettive per tutte le discipline sportive che vogliate seguire. Giornata da prendere con le pinze, c'è tanta tensione nell'aria da gestire al meglio. Per quanto riguarda il lavoro, perché non chiarire alcune questioni rimaste in sospeso da troppo tempo? Siete euforici per le nuove opzioni che la sorte ha in serbo per voi e che rispondono a tutte le vostre speranze? Sarebbe una buona idea rompere con alcune abitudini. Riducete gli zuccheri. Altrimenti metterete peso e vi farà sentire in colpa. Avete scelto delle attività altamente istruttive, per imparare qualcosa di nuovo dalle persone che vi sono intorno. È un ottimo modo per crescere e migliorare i rapporti personali e professionali, quindi non limitatevi. Continuate sempre a cercare un punto di incontro con gli altri, apritevi a nuove esperienze, ma soprattutto a nuove idee.
sarà fondamentale per ottenere maggiori riconoscimenti ed apprezzamento. Giornata Sniff, tutta colpa della luna alta nel cielo che vi sobilla innescando desideri e voglie fuori portata. Consolatori gli acquisti, anche se il budget non consente follie e gli investimenti fluttuano come i mercati azionari. Amore ed Eros, un filo di possessività permea i vostri sentimenti, tuttavia al partner non dispiace, si sente prezioso e insostituibile. Magari non è proprio così, dagli altri vi aspettate sempre l'impossibile confrontandoli con modelli ideali pescati dal mondo delle celebrità. Difficile però accaparrarsi un VIP, assurdo pretendere che una persona normale, quella che vive al vostro fianco, gli somigli. Siete spiriti liberi che difficilmente si lasciano intrappolare. Quando però trovate qualcuno che vi tiene testa ne venite rapiti. Momento molto importante e positivo per la vita sentimentale ed erotica. Ci sono pianeti, tutti legati alla sfera amorosa, che vi guardano di buon occhio quest'oggi, da Venere al Sole, a Marte, le forze deputate a una felice e generale espressione di coppia si trovano in angolo armonico, per riservarvi sorprese specie se siete ancora alla ricerca della vostra anima gemella. Nel caso invece siate già in una relazione stabile, la configurazione planetaria così positiva vi porta la possibilità di sviluppare progetti insieme alla vostra dolce metà. Lavoro e denaro, sgobbate per concludere tutto in tempo utile per una bella serata tra amici, una cenetta fuori porta, finché la stagione ancora lo consente. Le temperature serali di fine agosto aggiungono una nota affascinante e la luna, calante ma ancora ben visibile, vi ricorda una C, iniziale di cuore, carriera, corteggiamento. Fate voi. Cercate di non fidarvi di nessuno. Non raccontate i vostri progetti ai colleghi, qualcuno potrebbe rubarvi le idee. Da tempo sperate in una promozione che arriverà presto. Il Sole, il vostro astro governatore, in Vergine e buon vicino sulla ruota dello zodiaco, dà successo alle vostre iniziative se avete avviato un'attività autonoma. Se svolgete invece un lavoro dipendente, ogni impegno, grazie all'azione planetaria odierna, scorrerà liscio e senza impedimenti di sorta. Benessere, colore porta fortuna oggi è il bianco, come il latte, la neve e la farina, sulla pelle ancora abbronzata vi starà d'incanto. Rallentare non è sinonimo di mollare. Cercate di ridurre i ritmi troppo sostenuti, sostituendoli con quelli che vi sono propri, che sentite per voi meno stressanti, stancanti. Ne troverete giovamento. Per lei, al ristorante mangiate innanzitutto con gli occhi, vi intrigano la cucina creativa e la presentazione dei piatti, che poi copiate rifacendoli a casa. Per lui, occhio agli investimenti, le tensioni internazionali influenzano i mercati, inclusi i vostri titoli. Tenetevi pronti a cambiare direzione. Colore delle emozioni, ruggine. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 8. Finanze, 10. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.